Qua cominciano tutti i sentieri verso il Allora, Capuano. Noi intanto dimmi dove siamo e come si fa siamo ad ad arrivare Alto qui. Matanna, casa vacanze di Fugio, che è questo. È la base di partenza per tutti i circuiti della Puano e del Ma per Sud. arrivare qui, se uno viene da Lucca, come... Pescaglia, decimo Pescaglia, dopo non ti puoi sbagliare, decimo E Pescaglia, praticamente il Pascoso. giro che si farà oggi... Si va alla Foce del Pallone, che è anche un posto storico che quando arriviamo su te lo spiego perché. Allora, intanto ti voglio presentare agli amici di YouTube che ti chiami Luis. Luisiano. Lui lo conoscete che è Alessandro e oggi faremo questo giretto. Spero che vi piacerà. Anche per me è la prima volta. Cosa sull'albero sentire del campo. Sembriamo i tre dell'Ave Maria. Comunque ben segnalato, vedo anche sugli alberi c'è i segni CAI. Sì. Più non ti puoi perdere. Qui siamo su sopra i 1050 metri. Infatti si sente, è abbastanza freschino, però 5 gradi, 5 gradi. tanto noi ci si riscalda perché si cammina. Sulla destra c'hai il Monte Matanna. Cioè questo qua dici? No, è dietro. Vedi, Ah, è quello è la dietro. cresta di lava verso Monte Matanna. Un po' dovrebbe vedere. Faccia la parte di quando dove è passato? Sono rimasto fregato ieri sera. È rimasto fregato. Sotto, no? Ecco il cavallino. Poi si faceva. Ah, il laghetto, eccolo lì. Ecco il cavallino. Si faceva lo sci estivo di lassù dal poggio. Ecco, guarda, si vede la cima del Matanna, guarda. La cima del Matanna, che poi non è quella, ma è dietro. Ah, Dopo praticamente tu arrivi lì, poi scollinando. c'è tutto un groppone, no? E dopo arrivi sulla cima del Matanna. E per andarci il sentiero parte di qua, monta su, là, vedi, fa tutto il crinale verde. Sì. Tutto il crinale, fino là alle rocce, poi alle rocce monti su e sei arrivato. Abbiamo visto anche il Cioè, cavallino farsi il un video bagno. così stamani non ti aspettavi, Eh? eh? Il cavallo che fa il bagno e scappa a trotto. Una cosa speriamo ci venga addosso. No, ti dà nome, siamo qua. È un pony poi. Inizia il sentiero che va a Matane è quello. Fatta una piccola deviazione. Vai. Vado al bagno. Ci vuole anche quella ogni tanto, eh. Allora, la strada che abbiamo fatto noi si proviene praticamente dal rifugio Matanna. Vai, palla, palla. Noi continuiamo Questo è il sentiero numero 3. sentiero numero 3. Come dicevo all'inizio è ben segnalato, Sì, bello no. questo Favoloso. Ah, posto. Quindi ragazzi, questo che sole. ringraziate questo signore qua che ci ha portato gentilmente a... Saporare un po' Questo di qui è Alpi Apuane, l'antipasto delle Alpi della Apuane. Puane, sì. Sì, infatti gli ho chiesto di fare un qualcosa di semplice, non di quelle cose da esperti che si passa tra le rocce. Pian pianino, pian pianino. Diciamo un giretto, una passeggiata, perché infatti io sono partito con lo zaino, ma poi lo zaino l'ho lasciato in macchina, perché è un giretto che si farà, Mezz'ora andare, mezz'ora sì, tornare. poco più di mezz'ora si fa. E mi sono portato dietro solo l'acqua, giusto giusto per bere, se ho sete, ma probabilmente ci saranno anche delle... No, fonti qui non ce n'è. Non ce n'è, eh? No. Vabbè, allora ho fatto bene a Purtroppo no, fai portarla. troppo bene.
lo vediamo di taglio, no? Perché qui è una sella. Da Lucca non si vede la parte della sella. Sì. Io dal laboratorio vedo. Arrivai a Pendia alle 2 pomeriggio e alle 7 era a casa. Sì, sì. Ma poi se andò a Capolotti torno su. Perché andò a Capolotti torno qui. Aspetta, un po' di ferro. La chiesina, è vero. Sì. C'era quelli con le tende. Primo piano, vedi c'è quel monte verde, no? È tutto erba, il croce in cima. Scendendo giù verso il precipizio, vedi che fa un muro, no? Tutto quel profilo lì, dalla parte di là che non vedi, sembra tagliato col coltello. È una parete di 300 e rotti metri. Cioè, tu dici... Vedi il bordo verde, no? Sì. Ecco, la parte che non vedi, quella dietro, tagliata col coltello. Ah, è proprio a 90 gradi. A 90 gradi. Se poi c'è il sentiero, ci passa di sotto, è meraviglioso. È veramente tanta roba. Il giorno della bufera è stato sul coso. Si beccò i mesi da grandine. Sì. Poi ci si fa vedere uno spettacolo. La marginina monta un attimo su a destra. Sì. Allora, tanto vi faccio andare avanti voi. Ma no, noi tanto si conosce, vai te a vedere. Qui che c'è? No, ma anche dopo la marginina, dopo. Questa è la Madonnina, ma mi sembra più un gabinetto. Un rifugio. Sì, un rifugio per cacci. Perché... Peccate. Guardate il lavoro. Tutto pieno di cacche di cavallo, penso. Qui ragazzi è uno spettacolo a 360 gradi. Tra un po' 1082 metri. Accendi il video e va su. Come si chiama? Foce dei Palloni. Accendi Foce di San Rocchino, Farnocchia, Capizzano in Monte. Vai su. 4 ore Capizzano in Monte. 10 metri. Allora facciamo una deviazione di 10 metri fuori da questo sentiero. Questo vai. E prendi tutto. Qui c'è ragazzi, ci vuole il drone, altro che. Vai. Quello lì che vedi giù è il sentierino che va a grattaculo. Ragazzi, non è una parolaccia, si chiama proprio così, eh. Quella su è il Matanna, la cima del Matanna. E con l'occhio buono si deve vedere anche la croce, perché ho visto che è barluccica. Sì, lassù. Sì, vediamo se riesco a zoomarla. Poi scendendo giù è quello del Camaiore, Lido di Camaiore e tutta la Verzile. Cioè quella riga che si vede è il mare? È il mare, è la spiaggia. Peccato che c'è foschia, perché se no vedevi la gente faceva il bagno. Purtroppo sì, c'è foschia. Se no si vede davvero bene il mare. Ma il lago di Massaciucco, guarda. Massaciucco, il lago. Ah, quello là? Sì, quello di Massaciucco. Eccolo qua. Lago di Massaciuccoli. Magari lo vedete un po' con la foschia intorno, ma è purtroppo meglio di così oggi. Non si può. Allora, Ale. Sto vedendo un posto che ci volevo portare, è una vita che te lo dico, anche lì sono riminiscenze di quando arrampicavo, vedi quelle pareti là, tutte quelle pareti là, no? Sì. Andando verso sinistra, quelle più in giù, però quelle più alte, sono le pareti di Greppolungo, è un posto fantastico per arrampicare, però anche bello per andarci, perché dal paesino di Greppolungo, che è di là, c'è una 25 minuti di sentiero bellissimo, poi arrivi lì, cammini sotto queste pareti, queste immense, queste strapiombanti, che mica c'è da arrampicare, no? Sì, sì. Però le vedi, il posto è già bello. Qua ti puoi dare le rocchette, è un po' bella la girata delle rocchette. Sì. Vedi, sono quelli là, i torrioni di Greppolungo, quelli bianchi. Quindi avrete capito che
Lui di questa zona qui la conosce come casa sì, sua. Sì, per forza. Meglio di casa sua. Mi ci ritirerò quando vado in pensione. Qui che ci fanno il fuoco qui? Sì, anche altre osso. Lui c'è stagnole. Stanno anni, no? Ti immagini qui d'estate. Vedi da noi qui. Vedi il firmamento qui. Guarda che spettacolo. Qui è davvero bello. Pensate che la striscia che vedete là, che magari nel video non rende abbastanza perché c'è foschia, è il mare di Camaiore. Beh, bello bello qui. Adesso si riscende in giù, si arriva verso il sentiero, perché eravamo usciti un secondo, giusto giusto per farsi qualche foto. Questi fiori qui danno il segnale che è in arrivo proprio la primavera. Questo è il paleo, se ci vedi qui sopra non ti fermi tu. Sai qui che Dio non è alto, no? Qui ti fermi comunque. Come che Dio è il 70% ti fermi. Qui ripiano là è Foce del Crocione. Cioè dove? Qui ripiano laggiù, vedi? Ah, questi due, sì. Questi qua? No, dove c'è più chiaro, vedi l'erba chiara? È un ripiano, no? Sì, sì. Da lì partono i quattro sentieri più importanti della Puglia del Sud. Uno torna a Matanna, uno va giù, torna giù a Ritrogoli, insomma, Diecimo per via Bosco. Uno scende giù a Camaiore, via Candalla, e uno sale su, là, per poi riscendere a Campo all'Orzo. Foce del Crocione si chiama. Ci tirava un vento d'agosto, sì. E qui praticamente ragazzi hanno proibito le tende, non si possono più montare le tende. Assolutamente. Peccato perché era un bel posto. Ma la gente sta cattiva, la mette a rifugio le momenti. Sì, però non nel posto dove sono loro. Però se uno viene con una tipo di quelli dell'Ikea, no? Visto che le sì, donne, sì. No? Va lì dove c'era il fuoco. Sì. Va lì, la scala, se la mette lì, fa la rosticciana, poi dorme la mattina presto, si alza, chi ci viene? Difficile da forestare la notte. Poi se sei specialmente corretto che come trovi lasci, che metti tutto in ordine. Poi quello mica l'hai piantata, sì, sì. Sei lì, c'è stato il pensare nel 2005 con quelle tende lì. Non si potevano più piantare dentro, così veniva. Eccoci qua, sembra quasi un piazzale questo. Ora, prima di arrivare ti racconto la storia della Foce del Pallone. Sei attivo? Sì, sì. La Foce del Pallone, tra poco ci si arriva, c'è anche il cartello, perché si chiama così? Te pensa che all'inizio del secolo, per le persone di Camaiore che volevano venire su in montagna, sì. Avevano teso un cavo, no? Con una specie di seggiolina attaccato a un pallone aerostatico, quelli gonfiati a elio, no? Sì, sì. Gli davano la via e il pallone che tendeva ad andare in su portava su la seggiolina lungo questo cavo e arrivava fino alla stazione che è qui. Ah. Hai capito? Sì, sì. Poi giù ce lo ritiravano. Cioè, era una sorta di seggiovia. Una sorta di seggiovia, sì, via, seggiovia trainata da un pallone aerostatico. Sì. Buono. Cioè, l'idea è stata strepitosa. Guardate ragazzi che panorama che è qui. Qui c'è un po', a parte no, qui c'è un altro pezzo che non è pericoloso. Allora, ecco. Quello è il Monte Matanna, eh? Quello è Matanna.
Quello è il Matanna. Dietro quella collina là, dove ci batte il sole ora, sì, girando a destra c'è il grattaculo. E ripeto che non è una parolaccia, no, perché sennò la gente dice che si dicono solo parolacce nei nostri video. Grattaculo è un posto. Qui c'è la spiegazione. Qui troviamo... C'è anche l'immagine. Ah sì, quello che dicevo ora lui. Foce del Pallone. Praticamente era un tipo una mongolfiera, via, legata a questo cavo, sì, che praticamente la mongolfiera tende a salire, però legata al cavo, seguiva il cavo e arrivava fino in vetta. Non aveva proprio voglia di fare nulla. 1910. Inizio secolo. 100 operai. Boia. Ma se arriva fino lì, certo. Merita anche lì, farli vedere. Se arriva fino a Cocuzzo di niente. La Scala Santa te la ricordi? Ricordo di là. Bello. Se lo ci sta in bicicletta, ti ero matto quando tu. Scende la Scala Santa in bicicletta, altro che Scala Santa, lì. È il miracolo che arriva in fondo. Scendere. Tutti i vari paesini della Garfagnana sparsi, vedi? Due là, due là, centro. Si sono anche alzati i gradi, si sta d'incanto. Sta bene, sì. Ma no, guardavo se si vedeva dove curva il sentiero per il grattaculo, però ma è sempre da dietro, da dietro. Quindi scende molto degradante, no? Poi a un certo punto anche là c'è un po' sotto, c'è un po' visto, guarda. Veramente tanta roba qua. Questo è un posto che ragazzi va bisogna venirci una giornata intera. Qui si cammina anche abbastanza bene. Andiamo a sentire il nostro amico Luis che cosa ci narra di questo posto fantastico. Qui finisce la cresta pari della Foce del Pallone e poi qui si comincia a scendere per declivio fino laggiù, che poi più giù di là non ci puoi andare perché c'è le rocce. Dove ti arrivi comunque. Ma quest'altra cima qui cos'è? Quello è il Prana. Quello è il Prana. Ah. Monte Prana, quello più basso della Puane, più a sud. Ma che c'è? Cos'è quella? Una croce? È una che... croce. La croce è una croce, sì. Fantastico. Beh, anche sulla panna di ferro. Ma è un po' brutta. Sono 2 anni fa. Mentre questa semi montagnetta qui nel mezzo tra questa città di... Che è la Garfagnana? Questa è Camaiore. No, questo qui è Camaiore? Sì, quello prima è Camaiore. Camaiore alto? No, io vedi questo paese? C'è il paese a basso e poi c'è questa specie di... Casoli, Greppo Lugo, ce ne sono tanti paesini, ora di qui non li riconosco. Comunque... Camaiore è di là. Nella Pari, sì, tutto quello nel Pari. Invece questo qua sotto qui, questo paesino? Potrebbe essere Casoli, potrebbe essere tutti quei 7-8 paesini che sono sopra Camaiore, di qui non li riconosco. Comunque è bello, la Lago Massaciuccoli. Là è il Lido di Camaiore, qua è Viareggio. Allora, perché non se no si vedrebbe il porto, se fosse inizio si vedrebbe il porto. Quello che ha inquadrato l'amico Miki qua è un terminino di indicazione, serve per far capire al passeggiatore che in questo punto qui, anche se non sono segnalati bene, ci sono 2 o più sentieri da prendere. Infatti qui ci guardiamo intorno, ce ne sono 3, però... Sì, c'è quello che abbiamo fatto noi ora a salire. Se tu guardi bene, dove lo identifichi il segno che hai qui? Qui lo vedi perché è grande. Sì. Qua è una stradellino. Sì, no? qui diventa proprio un sentierino. Però non c'è indicazione. Sì. Però tu sai che comunque c'è un bivio, e quindi in base a dove vuoi andare, sì, guardi sulla cartina e scegli la direzione. Che poi vedo là, ce n'è un'altra ancora. Esatto. Sì, quello è quello che abbiamo preso prima. E dove abbiamo preso prima noi? Prima. Siamo scesi di là. Quindi quando troviamo questi, come l'ha chiamato? Crocevia. Crocevia vuol dire che c'è un bivio. C'è un bivio anche se non è segnalato. Perché se ti guardi bene intorno non ce ne sono visibili. Io non ne vedo nessuno, sono CEO, ma non li vedo. No. Io lo so dove va questa, no? Forse sono su quell'albero. Cioè. Io so dove va questa, però se non lo sapessi, dico, Dio buono, la prima volta che vedo qua, qui mi dice che ci sono dei bivi, fa un po' vedere dove vanno, apro la cartina, sì. A cavolo, di qui si va al Crocione e di qua si va alla Foce del Pallone. Vabbè, vado di qua, è quello che è importante. Sono sempre, c'è sempre un qualcosa per aiutare a orientare. E non perdere.
Guardate ragazzi quanta gente c'è là. E come diceva Alessandro, questo è appena l'inizio, perché tra poco ci sarà altra gente. Questa partita è la macchina, saranno state le 9. Ma dalla macchina? Sì. Più tardi? Era l'8 e mezzo a casa tua. No, per me sei arrivato alle 8:10. E allora sarà stato le 9:30. Diciamo che alle 9:30 siamo arrivati qui. Ora sono le 10:20, mi sembra. Se arriva la macchina si cammina con un'oretta, ti avevo detto. La macchina c'è ancora 20 minuti. Io no? Qui c'è un po' di fanghiglia. La vita io della tecnologia del filamento. Sono molto lì. Una persona che va? Sono persone. Sono quelle là. Sembrava un pevore, invece sono persone. No, le perle sono ci vanno. Sono persone quelle là. Quelle sì, là sì. Quelle sono persone. C'è anche un cane. Tutto a sinistra c'è un cane. Sarà insieme a quei due personaggi là. Che c'è? Non c'ho da mangiare, l'ultimo è che punti, sì, non c'è cibo. Vivi a Modena, ma tu gente sa che eri a Modena? Ecco, è arrivato anche il terzo. Per lavoro, sei ingegnere? Un po' portano anche loro. Insomma, ci è toccato ragazzi scavalcare la Transenna, perché quei muli erano duri come muli. Un po' portano anche loro. Qua ci sono invece dei cavalli. E mucche. E mucche. Sembra proprio la fattoria di Hazard. Povero Jesse. Sembra quasi di sentire l'odore del prosciutto. Non so se è merda o prosciutto. Quasi uguale. Allora, riproviamo a risalire. Cancellino tattico. Qui ragazzi c'è due sentieri, 109 andando a diritto e noi si prende il sentiero 109, si va alla foce delle Porchette, che è un crocevia per andare sulle parti alte della Coane o tornare indietro verso... Mentre prendendo questo 5 dove ci porta? Su, al Callare. Ah, non è messo in chiusa le mucche, l'hanno messo nel recinto. Meglio. Allora, tre amici da fronte, ma tre amici e quattro mucche no? Via, sentiero 5. Allora ragazzi, questa è la croce che dovremmo raggiungere. Croce del Callare, del Matano. E da quel che dicono, da quassù si dovrebbe vedere, una volta arrivato di là, se non c'è foschia, si dovrebbe vedere bene Porto Venere. Speriamo di vedere qualcosa. Probabilmente ora un po' di foschia dovrebbe essere andata via. Normalmente si tira un vento da su. Non è spolverato questa, vedi che c'è il film. Una moto si scende.
siamo quasi. Eh sì, il parcheggio. Guardate dove è il parcheggio, ragazzi. Dunque c'è il cartello attaccato. È veramente tanta roba qui. Penso che mica va paesaggisticamente parlando. Guardi le montagne, no? La differenza di grigi. Sì, c'è tanta differenza. Primo e l'ultimo piano. E che bello. Guarda che spettacolo qui. Che cima è quella lì? Vale. Quella? Quello lì è il piglione. Quello è il piglione. Ah, ci eravamo sotto prima. Ecco cavalli che partono dal loro sentierino. Mucche e cavalli. Se si andava dopo su là si trovavano. E si continua a salire, ma la croce è sempre più vicina. Siamo giunti alla croce. Che spettacolo. Invece quello che non la sento ultimamente, c'è uno che stiamo alla zanzara, non è il nostro dall'altro. Allora, quello lì è il Monte Procinto, è un pilastro staccato dalla parete che non la vediamo, come sarebbe la parete del Nona, e è una grande meta per gli arrampicatori. C'è il sentiero, scendendo poi si trova un bivio, quello che si trova male, si arriva a un ponticello, scavalchi il burrone e c'è la cinta del Procinto, ti fa fare tutto il giro intorno, proprio intorno. E qui di fronte, no ma guarda là, guarda, di fronte proprio nella faccia, si può andare senza scalare perché c'è una ferrata. Ah, di qui ci vuole il binocolo, prima c'è una scala a Pioli. Mettiti qua che... No, ne finisce. Ah, finisce, peccato perché è anche bello, ci voglio finisce lì. Allora ci devo andare, visto che finisce, voglio andare a vedere com'è. Passare sotto questa roccia. Qui... Boia, qui è alto. Parecchio alto. Peccato, qui finisce questo tratto. Nella roccia, che spuntano tanto così, e poi ci sono gli scalini scavati nella roccia, quindi te vai per gli scalini, no? Sì. Quasi verticale, non cascheresti perché è comodo, no? Se caschi, giunci, caschi fino al paletto, ma se il paletto... La panna secca, il pizzuccio... Che si fa, si riscende giù? Sì, là però, quello di prima si fa... Il sentiero regolare? Questo qui. Ah, ok. Mi scendo di qua. Anch'io pensavo molto peggio. Probabilmente perché si fa a tratti, essendo che c'è tutte queste pietre. Siamo arrivati alla fine. Ah, ma prima quando siamo saliti si poteva prendere sia il 5 che quell'altro. Perché tanto sempre là va. Fino qui è tutto uno. Fino qui, poi dopo cambia. Questi ragazzi sono veramente ignoranti, eh. Questi se non stai attento ti attaccano.
Beh ragazzi, dai. Adesso si sono fatte un quarto alle 12 e praticamente siamo ritornati al parcheggio dell'automobile. Spero che questo video vi sia piaciuto e ringrazio Luis, ho detto bene? Sì. E il mitico Alessandro. Alessandro. Alla prossima. Se vuoi dire qualcosa. Alla prossima. Alla prossima, presto. Lui è rimasto contento. Certo. Spero di vedere un video finalmente sul tuo canale. Ragazzi, se fa il video ve lo condivido il link sul mio canale, così magari inizierete anche a seguire Alessandro. Non dico nient'altro e vi saluto.